Abbiamo già buttato lì al mister l'idea di poter continuare fino al 2016, quindi un anno in più. Il mister non ha detto di no, assolutamente, il mister ha detto che ci vuole pensare perché in questi giorni dobbiamo parlare di tante altre cose, cioè non è che si parla di un rinnovo e si parla solo di aspetti contrattuali, ci sono tutto quello che riguarda la costruzione di una squadra, il mercato, lo staff, il progetto, che cosa si chiede a questo allenatore, perché magari gli proponi il rinnovo e pretendi di vincere subito lo scudetto e l'allenatore vuol capire in che modo. Quindi abbiamo iniziato a parlarne, io penso che non servirà tantissimo tempo per arrivare ad un accordo. L'obiettivo è quello di iniziare la stagione, quindi a 9 di luglio a Pinzolo, con le idee estremamente chiare su quello che sarà il futuro di Mazzarri e dell'Inter. Mazzarri non è uno che ha grossi problemi a lavorare in scadenza di contratto, perché in modo provocatorio, scherzando, gli dissi l'altro giorno che se scadenza di contratto vuol dire arrivare secondi, e centrare quello che è l'obiettivo più importante della sua carriera ed è anche, mi sembra di aver capito, nella storia del Napoli recente, a parte l'era Maradona, in modo provocatorio gli disse appunto che forse possiamo anche aspettare, però non sarà così. Alla fine penso che invece, al di là degli scherzi, troveremo un accordo per continuare questo rapporto.